continuano le divisioni all'interno del centro-sinistra a tutto vantaggio suo e del centro-destra? Sì, ma il centro-sinistra è diviso dovunque, è diviso a Roma, a Napoli come in Calabria. A Roma due ex ministri, Calenda e Gualtieri, alla Raggi. A Napoli a Bassolino, Manfredi, che è stato ministro, il candidato del sindaco di Napoli De Magistris. Perché qui ritiene di aver perso? Perché ritengono anche loro di aver perso? Perché qui c'è un grande centrodestra, un centrodestra unito che ha una grande classe dirigente e che dimostrerà di essere soprattutto un grande centrodestra di governo. Spaccatura per quanto riguarda il governo, però c'è un forte sostegno di Fratelli d'Italia? Sì, la Meloni peraltro credo sia tra i leader del centrodestra che più degli altri ha lavorato per l'unità del centrodestra dovunque, ha dimostrato sempre grande responsabilità, sa che il centrodestra vince se è compatto, in Calabria stravince. Giorgia Meloni a sostegno di Roberto Chiuto, a sostegno ovviamente dei calabresi, a sostegno ovviamente di una terra che tutti auspichiamo possa avere, insomma, quello che merita: sviluppo, possibilità per i nostri giovani, regole e soprattutto, insomma, far venire fuori gli aspetti più importanti, più belli. Sì, insieme a Giorgia Meloni pure tanta gente che credo ha apprezzato il lavoro di questi mesi difficili, dove c'è un centrodestra a differenza, diciamo, di altre aree, sembra non ci sia partita, perché evidentemente questo centrodestra ha dimostrato un momento, tra l'altro drammatico, di tenere, diciamo, con quel governo che ha subito un grande lutto, ovviamente di guardare avanti, guardare oltre, una persona d'esperienza, che aveva la piena maturità, piena sanità come Roberto Chiuto, per continuare, non dico a fare quello che abbiamo fatto, perché ci auguriamo di non avere più la pandemia, di iniziare a immaginare una Calabria, non deve essere sempre ultimo. Noi abbiamo dimostrato anche sotto pandemia che non per forza bisogna essere ultimi, questo lo si fa con una visione complessiva, lo si fa anche con una visione nazionale, cioè stare agganciati in una dimensione nazionale, a questo servono i leader, a questo serve soprattutto Giorgia Meloni, a quello che serve alla Calabria e quello che è mancato negli ultimi tempi, quindi c'è grande entusiasmo, c'è grande voglia di ripartire, anche grande responsabilità. È una bellissima serata, stasera abbiamo avuto Giorgia Meloni qui in Piazza Prefettura a Catanzaro. È una grande emozione perché Giorgia riesce sempre a trascinare con le sue idee, la chiarezza delle sue idee, del suo pensiero, al quale pensiero noi tutti ci uniamo perché siamo tutti con lei. È una grande leader ed è una leader che è venuta a sostenere le liste di Fratelli d'Italia per la regione Calabria e a sostenere la candidatura del presidente Roberto Chiuto, che ci vedrà vincitori sicuramente il 3 e 4 ottobre al prossimo dopo le elezioni regionali.